utilizzare il filtro Carlo Manzina. Prima vediamo come non si fa e poi come si fa. Via! Buona la tisana. Ma il cazzo! Buona la tisana, eh? Ma il cazzo! Ah, ma era buona la carbonara ieri sera, vero? Minchia, sì. Ma il cazzo! Non ci siamo, non ci siamo! L'ironia è una cosa seria e bisogna saperla fare. Se non la sapete fare, non la fate. Mo vi spiego perché. Il filtro Carlo Manzina nasce perché deve essere una cosa ironica, ok? Quando dite cosa c'è di meglio, per esempio, della tisana, e poi dite, ah, ma il ca, oppure quanto è buona la tisana, ma il ca, dovete fermarvi, cioè non dovete pronunciare tutta la parola. Perché? Perché il filtro nasce per essere ironico. Quanto è buona la tisana? Sì, ma il ca, e lì vi fermate, sul ca, perché non dovete dire tutta la parola. Cioè, ve lo spiego io? L'ironia nasce perché è il soggetto, il telespettatore, in questo caso l'utente di TikTok, che quando guarda fa l'associazione alla semiparola, che però non è completa, l'associa a un qualcosa che ha un doppio senso, no? Per esempio il ca lo associeresti a quella cosa che voi avete pronunciato e non andava pronunciata, ma lo potreste associare anche a qualsiasi altra cosa. L'associazione deve essere fatta dall'utente. Se l'associazione la fate voi che fate il video, cioè non ha senso, non ha senso quello che dite. Perciò evitate di pronunciare queste parole che sono anche volgari, cioè non dovete essere volgari, non dovete essere volgari. L'associazione lo deve fare chi guarda il video e non voi, e insomma siate originali, ecco, cioè più di questo non vi posso dire. Quindi, che cosa c'è di meglio di un video su TikTok? Ma la fi